A cui do il buon pomeriggio a te, Giuseppe. Buon pomeriggio, sì, siamo a Pescara, qui sulla spiaggia dello stabilimento balneare Alcione, dove questa mattina c'è stata una conferenza stampa dell'ARTA, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, e siamo qui col direttore generale Maurizio Dionisio, che ringrazio subito per essere qui con noi. Allora parliamo di balneabilità. La prima notizia è che quest'anno sulla costa abruzzese, a parte ovviamente ad esempio alle foci dei fiumi o lì dove per legge non è consentito fare il bagno, non c'è nessun divieto di balneazione. L'ultimo rilevamento, quindi gli ultimi prelievi, sono stati effettuati il 3 agosto. È per noi questa l'azione di monitoraggio centrale della intera estate abruzzese. I primi giorni di agosto sono forse tra i più importanti per determinare la balneazione. E ancora una volta il mare di Pescara e dell'Abruzzo, tranne qualche piccola, minuscola eccezione, è un mare pulitissimo. E questo traguardo per lei come mai è stato raggiunto rispetto allo scorso anno? Questa domanda fatta negli scorsi mesi avrei risposto sicuramente che era stato il lockdown, quindi la pandemia, il venir meno dell'azione antropica a determinare la chiarificazione delle acque. Oggi, anche a distanza di mesi dalla ripresa delle attività in pieno della filiera produttiva degli uomini, continua questo mare ad essere pulito. Noi quindi riteniamo e auspichiamo che possa essere il frutto di un miglioramento delle capacità depurative degli scarichi fognari dei singoli comuni e comunque di azioni più virtuose, perché se è vero che l'ARTA è ente di controllo, se l'ARTA è il termometro dell'ambiente, è anche vero che dispensiamo, laddove ci venga richiesto, consigli e buone pratiche. Quindi sono stati fondamentali anche gli investimenti, oltre al periodo di lockdown, che magari appunto ponendo uno stop alle industrie e via discorrendo, però fondamentali gli investimenti delle società acquedottistiche, ad esempio. È fondamentale, quello che viene analizzato nel mare è ciò che l'uomo in realtà produce e getta nel mare, quindi diventa fondamentale pensare che tutti gli scarichi possano essere depurati a regola d'arte. Quindi questa è una notizia sicuramente positiva. Prima di lasciare la parola a Alfredo Primante da studio, vorrei tornare su una questione, quella dei disastri ambientali che purtroppo affliggono la nostra regione, uno su tutti quello di Bussi, delle discariche scoperte anni fa nella zona di Bussi, Piano d'Orta, Bolognano. Sì. Continuano queste a influire sulla qualità dell'acqua abruzzese? Guardi, sull'acqua probabilmente necessitano ancora degli studi. Quello che le posso dire è che l'attività di monitoraggio su Bussi, che è un sito di interesse nazionale, è costante e continua. Noi abbiamo un intero reparto di uomini, di chimici, di biologi che sono concentrati solo sul sito di Bussi e abbiamo recepito in tal senso le indicazioni forti che derivano dal vicepresidente della giunta regionale e quindi dall'assessore all'ambiente Emanuele Imprudente, così come dal presidente della regione Marco Marsilio, che ha posto particolare interesse alla questione di Bussi. Alfredo, linea a te. Sì, chiaramente buon pomeriggio al direttore dell'ARTA. La prima domanda, restando sui dati di balneazione, riguarda più che altro una considerazione e un'informazione per quanti ci ascoltano e magari sono turisti e non sono nemmeno della nostra regione, perché voi pubblicate sul vostro sito, anche tramite un'applicazione, se non ricordo male, i dati delle analisi, e dunque anche questo è un servizio che viene offerto a chi poi frequenta le spiagge, così? È così, e le dico che è un servizio talmente così puntuale che attraverso l'accesso al nostro portale è possibile anche localizzare il proprio stabilimento balneare, quindi quello che la famiglia sceglie in quella determinata giornata per poter andare a effettuare attività di balneazione, quindi il bagno ed altro. È possibile identificare lo stabilimento e sapere in tempo reale qual è la qualità dell'acqua di balneazione che troverà in quel sito. L'altra domanda, spostandoci dal mare ai monti, purtroppo non è una domanda piacevole, perché parliamo del maxi incendio dell'Aquila. La pioggia ha dato una mano a quanti lavoravano per spegnere i roghi, 800 ettari in fumo. ARTA anche qui è stata impegnata
nelle analisi della qualità dell'aria. Lei tocca un tasto particolarmente dolente per me che sono aquilano e quindi ho vissuto con una particolare enfasi e preoccupazione quello che stava accadendo in questi giorni nella mia città, nel capoluogo di regione. Una grandissima tragedia. I boschi che stanno a ridosso dell'Aquila che venivano divorati dalle fiamme. Noi abbiamo subito posto massima attenzione alle nostre stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria, rilevando dei picchi di benzene come frutto della combustione della lignina, ovvero di un polimero della corteccia e del tronco degli alberi. Queste notizie sono state comunicate immediatamente al sindaco di L'Aquila, Pierluigi Biondi, per le determinazioni del caso conseguenti. Ma c'è stato anche un innalzamento del particolato, ovvero del PM10, perché sulle autovetture di L'Aquila ci sono adesso purtroppo due dita di fuliggine. Massima attenzione, ma la natura ci sta aiutando attraverso degli spostamenti aerei, delle masse ventose e grazie a Dio alla pioggia che è riuscita a spegnere l'incendio e a battere le micropolveri. L'ordinanza del sindaco dell'Aquila che fa divieto di accesso alla zona è ancora in vigore, anche perché si sta lavorando per spegnere gli ultimi focolai. La mia ultima domanda su questo argomento a lei è: che consiglio dobbiamo dare alla popolazione per cercare, insomma, di limitare le problematiche connesse a questi incendi? Nella immediatezza della fase più cruenta dell'incendio, attraverso i nostri chimici abbiamo consigliato di tenere chiuse le finestre. Io mi rendo conto che quando la temperatura è di 30-32 gradi sia difficile adempiere a questo semplice consiglio. Purtuttavia l'inalazione di questi composti avrebbe potuto determinare dei problemi per la salute. Grazie a Dio il vento ha mitigato questo effetto e quindi la popolazione può ritenersi, a mio avviso, più tranquillizzata e tranquilla. Giuseppe, per la conclusione del collegamento. In conclusione, dalla spiaggia di Pescara io tornerei sul tema mare, perché sulla cui salute i sindaci hanno ben poco potere, possono fare poco, diciamo che la responsabilità è in primis della Regione Abruzzo. Cosa può fare la Regione per continuare su questo trend positivo? Implementare tutti i servizi, ad esempio, che fanno capo all'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Noi siamo un ente dotato di autonomia, ma in realtà noi siamo il braccio operativo della Regione e dell'Assessorato all'Ambiente. Quando parlo di implementazione parlo qualsiasi aiuto, qualsiasi aumento delle nostre capacità di monitoraggio hanno una ricaduta sul territorio in termini di salute della cittadinanza. Anche questo la Regione può fare nei nostri confronti e nei confronti dell'interesse di tutti i cittadini dell'ambiente.